Un saluto, amici. I bambini piccoli sono molto irrequieti. Sono interessati a tutto, studiano questo mondo e spesso si ritrovano in situazioni imbarazzanti. Ad esempio, a causa della loro curiosità, nel vero senso della parola, ficcano il naso dove non dovrebbero. E di conseguenza rimangono incastrati con le loro teste. Non è facile salvare i bambini dalla trappola ed ogni tanto c'è bisogno di un aiuto esterno. Di recente è apparso un video in rete che è diventato popolare molto velocemente. In questo video, il ragazzino Joy, che gioca nella sua veranda, si trova bloccato tra le sbarre delle scale. Joy è stato in grado di ficcare la testa dentro, ma non è riuscito a tirarla fuori. La madre del bambino ha fotografato i tentativi del piccolo di uscire da questa specie di trappola e gli chiede cosa sia successo. Joy risponde che ha infilato la testa nella ringhiera. Il padre del ragazzo sta cercando in tutti i modi di salvare il bambino, che sembra anche agitato. Il video, pubblicato sul canale YouTube del padre del bambino, è stato molto apprezzato dagli utenti e ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Ma il motivo per cui il video è stato amato sono gli animali domestici della famiglia. Dal momento in cui Joy rimane incastrato, due cani circondano il bambino. Uno di loro cerca più volte di salvare il piccolo. Il padre del bambino cerca di comprimere le orecchie del figlio o di allargare le sbarre, ma non ci riesce. E il cane, seduto al suo fianco, all'inizio tocca il bambino con la zampa. Poi, come se avesse capito il da farsi, si siede dietro il bambino e lo spinge. Joy alla fine si libera e mostra un sorriso gioioso sul volto. A volte gli animali si comportano come bambini piccoli e per la loro curiosità cadono in una trappola. A volte sono sfortunati e rimangono bloccati e non possono uscirne senza l'aiuto umano. Questi animali sono stati fortunati e alcune persone sono riuscite a salvarli. La squadra antincendio e di soccorso dello Shropshire ha dovuto liberare la testa di una mucca rimasta bloccata in un albero vicino a Coley, nello Shrewsbury, nel Regno Unito. L'animale è riuscito ad uscirne perfettamente illeso. È accaduto anche un altro curioso fatto in Cornovalia, con protagonista sempre una mucca, la cui testa è rimasta incastrata nel cestello di una lavatrice. Fortunatamente la mucca non ha subito alcun danno durante questo calvario. I cani sono fantastici amici dell'uomo e creature curiose. Hanno una caratteristica molto divertente. Gli piace ficcare il naso in qualsiasi cosa. Il divertente incidente dell'husky siberiano è avvenuto proprio nel cortile di casa. Il cane stava annusando qualcosa in una pentola di terracotta e alla fine la sua testa c'è rimasta dentro. Giocando nel cortile di casa, un altro cane, di nome Scarlett, trovò quello che era per lei l'oggetto più interessante e decise di controllare cosa ci fosse nella pentola. Ogni tentativo di liberarsi l'ha portata a rimanere ancora più bloccata. Il cane alla fine è stato liberato, ma prima del salvataggio i proprietari non hanno resistito a scattare una foto come ricordo. Un altro incidente divertente si è verificato a Bury St. Edmunds, nel Suffolk. Non è un segreto che i gatti adorino le scatole. Se appare uno scatolone vuoto in casa, il gatto spesso ci finisce dentro. È così che le creature pelose si sentono al sicuro. Ma il motivo per cui un gatto di nome Casper sia rimasto incastrato in una ruota rimane un mistero. La foto mostra che il curioso gatto era completamente bloccato. I proprietari hanno chiamato una squadra di soccorso per salvare il gattino. E ovviamente, prima che il povero animale venisse salvato, è stato ripreso. Anche questa piccola volpe è rimasta bloccata in una ruota. Senza l'aiuto delle persone non sarebbe mai riuscita ad uscire da questa trappola. Chissà come sarebbe andata a finire se qualcuno non fosse arrivato in soccorso. La volpe è stata salvata ed è fuggita immediatamente in libertà. Come insegna il nostro video, troppa curiosità non porterà nessun bene, ma è positivo che nessuno dei protagonisti di oggi sia rimasto ferito. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace. Ci vediamo alla prossima!